Grazie Orban. Volevamo continuare velocemente con un paio di domande, se le avete, e per... ce n'avevo una io. Ce n'avevo una io che è stata la causa di invitare David qui. Praticamente ci siamo incontrati, per caso direi, no? A Bangalore. Mm-hmm. Siamo andati a cena insieme e lui in un'ora, no, mi ha fatto la versione di questa cosa qui, aumentata da un ritmo di parlare velocissimo, no? Quindi mi ha bombardato erano le spezie indiane che mi davano la carica, mi ha dato tantissime informazioni, no, e io quasi, no, volevo prenderlo in giro per dire: David, mi stai parlando di problemi che noi non abbiamo e non so quando avremo. Poi è successo che mi sono ricordato, mentre lui parlava, che gli imprenditori al mondo che stimo di più, e uno di questi si chiama Elon Musk, che ha fatto Tesla, SpaceX, SolarCity e prima di quello ha fatto PayPal, quindi che continua una volta dopo l'altra a indovinare cosa sarà il futuro, no, lui ha preso 10 milioni di dollari di tasca sua e li ha donati a un progetto, e poi magari puoi spiegare, no, per fare lobby per regolamentare l'intelligenza artificiale, cioè per, no, cercare di dare delle regole ai computer che si evolvono. E nello stesso momento Sam Altman di Y Combinator, il nuovo presidente, ha iniziato a scrivere tutta una serie di post sullo stesso argomento. Allora mi chiedo, David, cioè io mi fido di Elon, mi fido di Sam, no? E mi sembra assurdo questo, che sia un problema che dobbiamo lavorarci oggi. Mm-hmm. Ci dobbiamo lavorare oggi, è un problema di ora. Perché mm-hmm. l'intelligenza artificiale è così? Allora, la Future of Life Institute è nata all'MIT. Io sono uno dei firmatari della lettera aperta che ha iniziato un po' questa ultima fase o la più recente fase della conversazione attorno a quello che le intelligenze artificiali potranno fare. In effetti non vale la pena di parlarne al singolare, ne avremo milioni, miliardi di varietà attorno a noi, e così come la sequenza del DNA non si ferma solo perché dopo 3 miliardi di dollari abbiamo raggiunto il 100%, così la capacità delle intelligenze artificiali non si fermerà ad un quoziente di intelligenza di 100, arriverà a 120, a 1000, a 10.000, a 1 milione. Secondo coloro che ritengono che questo è possibile, perché ci sono quelli che si dicono che l'intelligenza umana è irriducibile su basi scientifiche e che quindi non potrà mai essere replicata in un sostrato diverso, secondo quelli che questo lo ritengono possibile, la intelligenza corrisponderà anche ad una capacità di porsi obiettivi e di strutturare risorse per raggiungere questi obiettivi. Se l'obiettivo di una di queste intelligenze artificiali è l'oro, potrà strutturare le risorse per trasformare il maggior numero degli atomi della Terra possibile in oro. E se questo include, non so, 2-3 chilometri della superficie e la massa corrispondente, pazienza, lo vorrà fare. Quindi la premessa è: come possiamo matematicamente costruire sistemi che, se non sono in grado di garantirlo, perlomeno massimizzino la probabilità che gli obiettivi che le intelligenze artificiali si porranno siano compatibili con la presenza della specie umana sulla Terra. La seconda ragione importante per cui questo ce la dobbiamo chiedere oggi è perché i nostri radiotelescopi stanno diventando sempre più potenti. C'è una scala che si chiama la scala di Kardashev e descrive su tre ordini di grandezza molto semplici l'utilizzo di energia, così come io ve l'ho menzionato a livello di schiavi romani, di medioevo, di epoca industriale, di epoca attuale.
la scala di Kardashev dice che una civiltà è di tipo 1 se utilizza tutta l'energia del proprio pianeta, di tipo 2 se utilizza tutta l'energia del proprio sistema solare e di tipo 3 se utilizza tutta l'energia della propria galassia. E i nostri radiotelescopi oggi sono sufficientemente potenti per dire che non ci sono civiltà tecnologiche simili alla Terra. Noi siamo più o meno 0,3 sulla scala di Kardashev, forse neanche, nel raggio di più di 200 anni luce. Ci sono 5.000 stelle in questo raggio. Non ci sono civiltà tecnologiche di tipo 2 all'interno della Via Lattea e non ci sono civiltà di tipo 3 all'interno delle galassie, di 100.000 galassie che abbiamo analizzato. E naturalmente ci sono tante risposte a questo che si chiama il paradosso di Fermi: come mai sembra che siamo soli nell'universo? C'è addirittura un libro che si intitola 150 risposte al paradosso di Fermi, però una di queste risposte è che siamo davvero soli. E allora la domanda è: come mai? Che cosa ha fatto sì che il nostro esperimento, che è da 10.000 anni che stiamo facendo, sia così raro e improbabile? E una delle possibili risposte è che è un esperimento che va invariabilmente a finire male. Magari anche a causa dell'intelligenza artificiale. E i 10 milioni di dollari di Elon Musk non sono assolutamente niente. Tra l'altro questi non servono per fare lobby politica, perché non sarebbe nemmeno possibile. Magari i politici fossero in grado di capire le vere emergenze invece di quelle artificialmente indotte. Servono per pagare lo stipendio a quei pochi ricercatori che sono effettivamente in grado di studiare da un punto di vista matematico questi problemi. Mi hai parlato della morale, no? delle self-driving cars di Google, e i problemi di morale. Cioè, quello lì per me era un esempio classico di perché il problema è attuale, no? Queste macchine sono già per strada e devono prendere delle decisioni. Tu mi hai fatto un esempio con queste macchine che devono guidare, devono fare delle scelte. Abbiamo bisogno di regolamentarle. Perché? Allora, una certa regolamentazione sta già avvenendo da un punto di vista meramente legale. E in effetti molti parlano di come attribuire le colpe, se al proprietario, al costruttore della macchina, al produttore del software, eccetera, eccetera, nel momento in cui inevitabilmente ci saranno degli incidenti. L'esempio che io facevo a te è un classico esempio di sociologia in cui immaginiamo di avere la macchina robotica che sta andando, io sbaglio con la bicicletta perché c'è una buca e mi trovo davanti alla macchina che deve decidere se investire me, probabilmente uccidendomi, oppure scartare centrando uno scuolabus con decine di bambini. Non esiste la possibilità di precalcolare queste probabilità e queste scelte. Deve assolutamente esserci la capacità da parte della macchina di dire: ok, ho un millesimo di secondo per analizzare a fondo questa situazione. E a quel punto la macchina deve essere in grado di fare questo calcolo. L'ingegneria di queste scelte morali non è possibile finché non c'è la scienza delle scelte morali. E la scienza della moralità non può nascere finché non abbiamo il coraggio di rinunciare ai sistemi morali dogmatici che ci sono stati tramandati su tavole neolitiche e su libri sacri. Nel momento in cui osiamo realizzare macchine autonome senza questa base, andiamo dentro nella situazione cieca in cui la missione è poco chiara e in più i dati non sono correttamente raccolti
e quindi il fallimento è garantito. Grazie. A voi. Prima che fa la domanda, volevo dire, c'erano 5 slide, no? Praticamente sull'evoluzione del computer. C'era una cosa, una P101, poi c'era un termine, 5 slide e si evolveva. Alberto è rimasta la seconda slide, non so se me ne siete resi conto, il terminale. Questo perché chi fa muovere il gioco sta sul terminale, chi invece va sulle giostre sta sul Mac. Comunque, la vecchia legge. Allora, la mia spiegazione preferita del paradosso di Fermi è effettivamente che la vita biologica prima o poi sviluppa la vita artificiale che sgomina la vita biologica, perché è nella nostra natura creare cose sempre migliori che poi ci rimpiazzano. Adesso, la domanda che vorrei fare è se il progresso esponenziale sia una buona cosa. La spiego un pochettino meglio, sennò sembra demenziale dopo aver visto un'ora di questa presentazione. Nel corso della nostra storia siamo arrivati molto vicino, in più di un'occasione, a annichilirci completamente. Questo perché non è successo, perché il progresso era, sebbene visto da un punto di vista della storia sia sempre stato esponenziale, lì, in quel momento storico, era lineare. Cioè avevamo la capacità di arginare un cambiamento politico troppo violento, perché il cambiamento avveniva in anni, non in giorni. Cioè non ci siamo nuclearizzati con i russi, e non è scoppiata la terza guerra mondiale, perché siamo stati in grado di bloccarlo, e come tante altre guerre che avrebbero potuto devastare il mondo non sono successe. Un progresso esponenziale può portare a benefici esponenziali, ma anche a catastrofi esponenziali, e potremmo essere in grado di bloccarlo perché l'essere umano, come collettività, non ha quella capacità di reagire così velocemente. Quindi a questo punto io mi chiedo, il progresso esponenziale è davvero una buona cosa e dovremmo perseguirlo anche sapendo che possiamo andare incontro a una catastrofe esponenziale? La domanda è molto correttamente posta e una risposta definitiva non l'abbiamo, cioè non è possibile dire sì è una buona cosa. Possiamo basarci sui 10.000 anni di storia passata in cui facciamo 100.000, da quando abbiamo cominciato a utilizzare il fuoco, che è stata la prima importante, radicale simbiosi tecnologica che abbiamo compiuto e che ci ha anche trasformati biologicamente, da poche decine di migliaia di esemplari, qualche volta ci siamo addirittura ridotti, e oggi lo possiamo misurare nel DNA mitocondriale, a meno di 5.000 esemplari di Homo sapiens sapiens sulla Terra. In effetti la tecnologia è stata un gioco che non è a somma zero. Statisticamente parlando, il vantaggio si cumulava e oggi siamo su una terra che il premio Nobel Paul Crutzen chiama geologicamente nell'era dell'antropocene, cioè quella era geologica caratterizzata dalla presenza dell'uomo sulla terra. La biomassa dei vertebrati terrestri divisa in due gruppi 10.000 anni fa era al 98% vita selvatica e al 2% esseri umani e nostri animali domestici. Oggi la proporzione è esattamente il contrario, tutto quello che vedete su National Geographic è all'interno di un 1% di tutto quello che c'è sulla Terra. La cosa è evidentemente insostenibile e dobbiamo renderci conto che la insostenibilità stessa è insostenibile. Non abbiamo nuovi continenti da distruggere, così come abbiamo noi europei fatto uno dopo l'altro in sequenza, il cambiamento quindi è inevitabile. Tutti i problemi hanno una soluzione e che magari non sono le soluzioni che ci piacciono. La probabilità di essere in grado come civiltà planetaria rinunciare al cambiamento esponenziale, alle tecnologie esponenziali, è molto molto bassa. Potrebbe essere raggiunta solo attraverso una dittatura planetaria, e anche allora difficilmente, proprio perché le tecnologie di decentralizzazione che ho descritto sfuggono al controllo. Napster è stato ucciso perché è centralizzato, BitTorrent non è possibile fermarlo,
e-gold è stato bloccato perché centralizzato, Bitcoin non è possibile fermarlo. O per meglio dire, è possibile nel momento in cui spegni internet. E il governo egiziano, all'interno del culmine della rivoluzione araba, ha deciso di farlo e dopo due giorni ha riattaccato internet perché il danno che quella decisione causava era maggiore che non la rivoluzione stessa. Altre domande? Grazie. Grazie. No, non applaudite ad ogni risposta, pur sconvolgente che sia. Io poi propongo anche, do un aumento a quelli che lavorano con me, per chi riesce a fare una domanda a cui David risponda con sì o no. Facciamo metà, facciamo metà e vedete che ce la facciamo. Sì, ma sarà. Ok, ce l'abbiamo tanti. E quello, passateglielo, grazie, e poi di qua. Lui lo può fare l'altro programma. Che la mia... Che la mia domanda è, David, sei capace a rispondere sì o no? Grazie dell'intervento e grazie anche a Campus di averlo organizzato. Mi sono molto divertito, ma molto interessato. Il motivo per cui mi ha molto interessato è che tutte le parti tecnologiche, piace questa visione, sulle parti, e ce ne sono tante, di natura filosofica, morale, politica, non sono d'accordo su niente, quindi mi piace molto, mi è piaciuto veramente molto ascoltarti. E quindi chiederò il... Evito domande difficili e ce n'è soltanto una, che con risposta è banale, è più semplice delle altre. Tu dici crescita esponenziale, computer arrivando dappertutto, bla 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 bla, però è importante avere differenziazioni culturali perché quello è un valore. Ma non è esattamente il contrario di quello che sta accadendo? Cioè, in altri termini, la tecnologia non sta rendendo tutto uniforme e questa roba qui va a velocità esponenziale? Potrei forse tirarlo fuori, ma non voglio... Sì o no? Allora, la risposta è no. E l'esempio che tirerei fuori è la fotografia di un McDonald's, del menù di un McDonald's a Bangalore, dove c'è il panino al pollo, esattamente il panino personalizzato, o la citazione che conoscerete tutti di Pulp Fiction, dove sono meravigliati che nei Burger King parigini servano la birra. E questi sono piccoli esempi di adattamento a necessità di spinte economiche che diversificano la spinta di omogeneizzazione. E ce ne potrebbero essere anche altre. Non penso che ci sia questa uniformità globale. E qua la... Grazie per il suo talk. Ci sono tantissime domande, però sono solo due che sono più importanti. Sento e ripeto la domanda magari io. Sì. Okay. Prima è... Qual è il collegamento tra la schiavitù e la tecnologia? Questo non l'ho capito. Okay. Cioè, crede lei che ha fatto la tecnologia ha un qualcosa da fare con la disparizione della schiavitù? Non ho capito. Sì. La seconda domanda, certo la università come si fa adesso è obsoleta, anche i suoi difensori la pensano. Però qual è la soluzione per il futuro? Perché sì, sono vantaggi che ci dà la tecnologia, però vedo tantissimi possibili svantaggi. Mm-hmm. Ok, non so se avete sentito le domande. Sì, sì, sì. Ok, allora, relativamente alla prima domanda, la tesi che attraverso tre esempi ho illustrato è che i sistemi di organizzazione sociale
siano una conseguenza di certe tecnologie, in particolare della disponibilità energetica pro capite media e della sua natura, e che in particolare quando l'energia è di tipo muscolare e non ci sono altre forme di energia disponibili, la società che ne consegue sia necessariamente schiavista. Però questo non è... Ok. è una tesi, è la benissimo. Guerra civile americana. La guerra civile americana si contrapponeva tra i nordisti industrializzati e i sudisti schiavisti. I sudisti schiavisti producevano ricchezza attraverso la raccolta con la forza muscolare degli schiavi del cotone. E i nordisti avevano le industrie basate sull'organizzazione già di carbone, di acciaio e di quant'altro, che era più efficiente. Non è che erano gente più bella e più brava, erano meglio organizzati, economicamente più avanzati. E... Vabbè, ok. la seconda domanda. Io ci lavoro tutti i giorni. La seconda domanda è: assolutamente tutte le tecnologie hanno lati negativi, non tutte le tecnologie sono necessariamente da utilizzare e da adottare. È possibile, io penso, sviluppare un atteggiamento nei confronti delle tecnologie che metta in grado l'individuo di fare scelte responsabili, mentre ci sono molte persone che tutt'oggi preferiscono l'individuo incapace di fare queste scelte. Allora, che sia il sistema universitario, o che siano i corsi di apprendimento online, o che siano le situazioni dei maker, qualunque cosa, continuare ad apprendere, continuare ad informarsi, continuare a fare scelte responsabili, secondo me è l'unico modo di andare avanti. L'aspetto che più mi impressiona, diciamo, dell'innovazione esponenziale che oggi non si è affrontato è comunque l'idea centrale di Kurzweil che siamo prossimi al superamento della morte, no? Che è un fatto che, diciamo, secondo queste teorie a cui siamo molto più vicini di quanto non si creda, sì. E che secondo me ha degli impatti politici, sociali ed economici molto più drammatici di tutto quello di cui abbiamo parlato. Mm-hmm. Quindi vorrei capire effettivamente se tutto questo è stato oggetto di studi avanzati in ambito singolare di university, vengono dipinti come probabilistici di questo tipo di superamento di questo tipo di soglia. Certo. Allora, la vita media è cambiata da una ventina d'anni meno in tempi preistorici ad una quarantina d'anni all'inizio del XX secolo a 80 anni adesso, 20, 40, 80, e aumenta tuttora di circa 2 mesi all'anno. Quindi se oggi quest'anno è 80, l'anno prossimo è 80,2, e che non aumenta di 2 mesi, l'aumento aumenta, e quindi fra, mettiamo, 10 anni non sarà 82 come sarebbe se l'aumento fosse costante, ma sarà 83. Nel momento in cui la vita media aumenta di più di 12 anni all'anno, la gente smette di morire. Okay? Allora, come ci si arriva è oggetto di studi. SENS è una fondazione guidata da Aubrey de Grey che ha un programma molto preciso. Ha elencato le cause di morte e sta cercando di depennarle. Dopodiché, se le avrà depennate, non si morirà più. Calico,
è una iniziativa dei fondatori di Google, indipendente da Google, con una dotazione miliardaria di ricerche, che sta facendo uno studio simile. E le conseguenze sociali sicuramente saranno importanti, ed è molto interessante che, così come altri temi di tecnologie avanzate, suscitano obiezioni fanatiche, cioè ci sono delle persone che vogliono costringere coloro che vorrebbero non morire a morire. Ci sono persone che vogliono proibire questo tipo di ricerca. Nel momento in cui accettiamo una libertà di iniziativa, quelli che desiderano raggiungere una vita media arbitrariamente lunga possono eventualmente farlo, mentre quelli che desiderano che questo non avvenga hanno la libertà di morire. E questo è molto diverso rispetto ad imporre ad un gruppo di seguire l'altro. In effetti, tolerare una varietà di comportamenti sempre maggiori è una caratteristica del futuro che è necessaria per poter vivere sul pianeta senza distruggersi, e la mancanza di questa tolleranza è visibile nei conflitti di oggi. Tuttavia, questo cioè sì, trovo, a me sembra il frutto di una società che ha paura, una società che non vuol morire, è una società che mi sembra abbia paura, perché ha paura di, in realtà, quello che tu dicevi prima. Sono d'accordo sul fatto che noi siamo le solite bestie che eravamo prima. La crescita emotiva di un essere umano è quello che poi sostiene quella tecnologica, perché lo vediamo anche adesso, no? Diamo in mano a delle popolazioni una tecnologia che a livello emotivo, io con emotivo intendo dire proprio come crescita spirituale, culturale e non meramente come dire a livello accademico o di conoscenze, che sì, sono alla portata sempre più di tutti, ma poi le devi avere il tempo di assorbirle. Noi esseri umani siamo degli animali e il tempo di assorbimento, di rielaborazione e di crescita è diverso da quello dell'apprendimento, io di questo sono convintissima. Quindi il fatto è che se non si dà la possibilità all'essere umano di crescere in maniera coerente insieme alla sua tecnologia, probabilmente sì, in maniera tollerante si avranno grandissime disparità da questo punto di vista, e probabilmente è un'implosione più che un'esplosione. La tensione è palpabile ed è universale. Da Buenos Aires ad Atene a Shanghai ho parlato di questi temi dappertutto, e soprattutto ho ascoltato le domande delle persone dappertutto, e le domande ci sono e sono domande universali che esprimono assolutamente una paura dell'ignoto materiale. Non parlo della vita ultraterrena, oddio non voglio morire perché non so cosa avviene dopo, no, l'ignoto dell'anno prossimo o tra 10 anni, di cosa succede ai miei figli quando crescono, ed è una paura che è assolutamente giustificata e che si può affrontare aumentando l'intensità delle conversazioni, o affrontare cercando di chiudere le orecchie e dire la. Quindi io sono sicuramente favorevole ad esplicitare questo e affrontare tutte le ipocrisie che oggi affliggono la nostra società individualmente e come gruppo. Sì? Vai. Mi ricollego un po' al discorso. Facciamo senza microfono. Senza microfono. Spegnilo pure. Spegni.
la crescita esponenziale, no? Si parlava di portare la tecnologia ovunque, quindi trasformare ogni grano di materia di questo mondo in materia intelligente. Uh-huh. È proprio quello di cui abbiamo bisogno. Mi candido per la domanda da sì o no. Esiste un programma nella o intorno alla Singularity University che tratti altri temi che non sono solo di tecnologia ma di conoscenza in senso più ampio, dove la tecnologia si colloca per capire se davvero questa è la direzione che ci serve, la crescita esponenziale tecnologica, o se magari il nostro obiettivo come civiltà deve essere un altro? No, non c'è un programma di questo tipo. L'obiettivo della Singularity University è applicare la tecnologia esponenziale per migliorare la vita di miliardi di persone sulla Terra. Io non sono favorevole alla piramide di Maslow, che per me dice che i poveri non possono amare, ma è effettivamente vero che ci sono persone oggi che stanno soffrendo inutilmente per mancanza soprattutto di conoscenza. Le soluzioni ci sono, devono essere rese disponibili rapidamente a tutti. Dopodiché potremo decidere cosa fare della civiltà che abbiamo costruito, ma abbiamo troppo da fare per permetterci il lusso di dire pensiamoci un po', poi miliardi di africani, indiani o cinesi, succederà quel che succederà. No, lancio un'idea, magari un programma tanto illuminato quanto la Singularity University, ma su altri temi, che sono fallo. Filosofia. Fallo, okay. Fallo, assolutamente, sicuramente noi non abbiamo un'esclusiva sull'ambizione o sull'impatto che vogliamo creare, figuriamoci. Lancio una battuta magari, ma non è che i 10 milioni di Elon Musk sono perché c'è Kurzweil a Google? No, un attimo. E di persone che si stanno preoccupando di questi temi ce ne sono tanti. I 10 milioni sono andati alla Future of Life Institute, nata all'MIT, quindi sull'altra costa completamente opposta. Poi queste persone si parlano fra di loro, naturalmente. Certo. Ma tu la vedevi più come una reazione, siccome c'è Ray. Secondo me il problema Google è attuale, perché Kurzweil è l'head of engineering di Google. Certo. Se non ha lui il potere di fare il transumanesimo e la singolarità. E qua? Io mi chiedevo, in questo scenario, no, qual era il ruolo dell'individuo? Nel senso, fino adesso ci sono stati dei corpi intermedi che mediavano quella che era la gestione del potere e quelli che erano poi i singoli individui. Man mano che si va avanti, sono queste piattaforme, no, che rendono sì più potente l'individuo, perché lo abilitano una serie di azioni che prima avrebbero richiesto un quantitativo di denaro molto maggiore. Però allo stesso tempo, dal punto di vista geografico, ma non solo, allontanano il luogo in cui questa rete ha al suo cuore. Ad esempio, non lo so, adesso la rete internet, ci sono dei player principali, sono Google, Facebook, Amazon e così via. Però ad esempio un italiano utilizza questi servizi ma non ha alcun modo, ad esempio, di poter proporre un'alternativa o... Questa è un po' la direzione esponenziale, però che allontana, cioè potenzia l'individuo ma allo stesso tempo lo annichilisce, perché non riesce a... Okay. È colpa esclusivamente degli italiani. Nicola Grauso, negli anni 90, quando è nata Netscape, se tu vai a vedere nelle biblioteche Wired, edizione americana, faceva pubblicità a pagina piena di video online, che è stata uccisa dai canoni di Telecom Italia, che non riusciva a pagare perché erano troppo alti, perché era di troppo successo, perché tante persone visitavano i suoi server, che quindi crescevano con un traffico enorme. E quindi il sistema industriale italiano ha deciso, invece di investire in video online, di dire no, tu quelle fatture me le devi pagare, se no vai in fallimento, ed è andato in fallimento. Mitterrand nel 2004 ha dichiarato che Google sarebbe stata spazzata via da Quero, 400 milioni di euro di finanziamento per un motore di ricerca europeo antagonista di Google, andati
in fumo. I tedeschi hanno fatto altrettanto per combattere, come se ci fosse il bisogno di combattere Wikipedia, e hanno finanziato una cosa che si chiama Europeana. Europeana è la collezione mondiale multimediale della conoscenza che doveva combattere Wikipedia. Quindi possiamo piangerci addosso e dobbiamo piangerci addosso perché facciamo schifo in questo senso, ma non è colpa degli altri che dovrebbero essere meno bravi, siamo noi che dobbiamo essere più bravi. L'individuo ha una capacità enorme, le idee contano, ma l'esecuzione delle idee conta ancora di più, dimostrato dai 100 miliardi di dollari che Apple ha in cassa e con cui non sa cosa fare. L'unica cosa che gli è venuta in mente è di cominciare a pagare dei dividendi. Creatività enorme, proprio pazzesca, giù di cappello alla Apple. Se tu hai un'idea, la Apple ti ricopre d'oro e così tutti voi, e se dimostri che quell'idea sei anche capace di eseguirla. Perché dovrei andare dalla Apple a farmi dare i soldi quando prima eri... Cioè il discorso, non ho niente contro l'Apple, questo, il discorso è proprio, comunque il denaro si sta accentrando in delle grandi compagnie, no? Ma no. Stiamo andando lunghissimi i tempi, e voglio dire che David è qui, non scappa. Quindi il piano era arrivare a una certa ora, andarci a mangiare qualcosa e continuare a discutere tra di noi. Quindi io proporrei un'ultima domanda, e so che Gianluca lì è freme da morire. Vai, facciamo due. Eugenio e Gianluca, dai. Dai, Eugenio e Gianluca. Cominciamo da Gianluca. La grande paura è che l'istinto di sopravvivenza venga innestato nelle macchine e quindi la macchina faccia fuori l'uomo, da Matrix a tutta la polverizzazione della tecnologia. Migliora o peggiora statisticamente questa capacità, questa possibilità? Allora, l'istinto biologico della riproduzione che noi abbiamo fa sì che vogliamo preservarci. Ogni cellula del vostro corpo muore per la prima volta dopo 2 miliardi di anni di ininterrotta esistenza, eccetto lo sperma e l'uovo che vanno a creare vostro figlio. E quindi il nostro grido esistenziale è proprio per questo. Le intelligenze artificiali avranno una definizione di identità molto diversa e la loro spinta fondamentale sarà quello della conoscenza, così come per noi alla riproduzione biologica. E la conoscenza la troveranno e la assorbiranno sulla Terra, ma molto rapidamente rivolgeranno la propria attenzione al di fuori e saranno in grado di realizzare i nostri sogni di espansione spaziale, dove i nostri corpi biologici sono totalmente inadatti ad essere nello spazio, mentre loro saranno in grado di trasformarsi radicalmente per... non so, essere nanoscopici e spinti da raggi laser alla velocità della luce ed andare miliardi o milioni di miliardi ad esplorare l'universo. Quindi noi potremo tenerci la Terra e giocarci quanto vogliamo, o per meglio dire, quelli di noi che non vorranno trasformarsi radicalmente e andare all'avventura. Tutto, complimenti. Due cose velocissime: queste tecnologie esponenziali hanno l'obiettivo, specialmente quelle che fate assimilare, di rendere migliore la vita alle persone molto povere dei paesi in via di sviluppo e agli emarginati in Occidente, o semplicemente di arrivare per esempio a 1 miliardo di persone? Faccio un esempio molto concreto: tutti noi che siamo qua abbiamo uno smartphone, una tasca o un tablet a casa. 10 anni fa non ce l'aveva nessuno di noi. Mi sembra che Apple ha dichiarato 800 milioni di iPhone venduti, cumulati, no? Però in India tuttora 700 milioni di persone vivono con $2 al giorno, quindi non sono toccati da queste cose oggi. Questa era la prima domanda. La seconda, se mi rispieghi un attimo quel passaggio che hai detto a un certo punto, qual è il legame, se ho ben capito, fra la dubbia e le scelte che deve fare la Google Car? Su quell'esempio dell'autobus, perché hai fatto cenno ma non l'ho capito. A pagina 38.
Allora, le tecnologie in effetti nascono inevitabilmente elitarie, costose, scomode, inaccessibili per gli smanettoni o per chi se li possono permettere. E l'esempio dei cellulari è proprio classico, era un'icona dello yuppismo degli anni 90, appoggiato alla Ferrari e il mattone incredibile all'orecchio. Quindi, seguendo questa accessibilità progressiva, oggi esistono dei programmi, in particolare in India, che vedono una diffusione radicale di tecnologie avanzate, per esempio un programma biometrico di identificazione che farebbe inorridire gli europei fanatici della privacy, ma in India il problema non è come vengono abusati i tuoi dati. Il problema in India è che nessuna casa è registrata nel catasto e quando arriva l'autostrada da costruire tutti vengono spazzati via, villaggi interi esautorati e mandati in malora, e quindi poter basare proprietà, atti notarili, distribuzione di aiuti governativi per mangiare quotidianamente senza cadere nella corruzione imperante saltando gli intermediari è un enorme guadagno. E quindi la diffusione capillare delle tecnologie è una assoluta missione, assolutamente, capendo che inizialmente potranno servire pochi per poi cominciare a diffondersi. La tua seconda domanda. Allora, innanzitutto io non ho menzionato la Bibbia. Sono un ateo missionario, quindi se posso rendere evidente ed esplicito il fatto che l'ipocrisia di essere in una società contemporanea non abbraccia appieno il metodo scientifico, la razionalità per basarsi solidamente nei confronti delle sfide, ecco, questo secondo me è importante metterlo in evidenza, inclusa appunto l'angolo in cui le religioni organizzate si sono rifugiate, che è questo angolo in cui dicono no, tutto quanto abbiamo rinunciato, la luna non è fatta di formaggio, i telescopi si possono utilizzare, non bruciamo più i filosofi, ma la morale e le sue applicazioni alla sfera sessuale devono essere intoccabili. La Google Car è un esempio per introdurre il tema. E l'esempio era che è una macchina che non può non fare scelte morali, e queste scelte non possono che essere programmate, non possono essere programmate se non c'è un quadro di riferimento. E questo quadro di riferimento per i programmatori potrebbe essere la Bibbia, se lo vogliono prendere e codificare nella Google Car. Non penso che sia il riferimento migliore che... Una media di tutta la morale mondiale. Quale deve essere la scienza della morale? È quella la conversazione che dobbiamo avere. Il meccanismo di apprendimento evolutivo dovrebbe essere la media di quelle cose lì. Forse è ancora più difficile di quello, perché non è detto che la media della morale attuale sia quella che vogliamo perseguire. No, ma è quella che fa la morale nel momento in cui la consideri. Faccio un esempio della macchina di cui ha parlato. Oggi queste macchine stanno andando su strada, oggi hanno già una patente e devono fare delle scelte morali. Quindi hanno la patente per stato della California, dalla patente alla macchina che si guida da sola. Quindi sono libere di circolare da sola. E questo saranno, no? Cambieranno il mondo del trasporto, cambieranno tantissimo. Oggi la macchina deve fare delle scelte morali.
La legge a noi ci dà delle regole strette. La morale, fino ad oggi, ce l'hanno dato altri strumenti come la religione. Ora, quella macchina, per fare l'esempio più stupido, si trova appunto a dover a vedere un bambino che attraversa velocemente la strada e deve prendere una decisione. Noi come esseri umani, quello che faremo naturalmente è attaccarci al freno con tutta la forza che possiamo. Sappiamo che non riusciremo a evitare l'incidente, però faremo di tutto per evitarlo, anche sapendo... È più istinto che morale. Istinto, morale, quello che è comunque il bagaglio culturale che abbiamo finora. E quindi, di fatto, il bambino morirà. Quello che ci dobbiamo chiedere è se cosa dobbiamo insegnare alla macchina oggi, se la dobbiamo programmare, che forse invece deve sterzare e uccidere noi? La scelta di programmazione che oggi dobbiamo fare, ed è un problema di oggi, quindi non è un problema che possiamo rimandare fra 10 anni, è questo, è la morale che dobbiamo insegnare alla macchina. E questo cambierà l'evoluzione, perché finora no, il mondo si è evoluto perché noi facevamo delle scelte opportunistiche e non sociali per massimizzare il benessere della società. Grazie a tutti e andiamo a mangiare, io sarò ancora lì.